L'ottava edizione della notturna toccolana si svolge ovviamente a Tocco da Casauria. Siamo in provincia di Pescara, alle mie spalle vedete il massiccio della Maiella. Tocco da Casauria è un comune italiano di 2724 abitanti in provincia di Pescara, fa parte della comunità montana della Maiella e del Morrone. Il paese sorge su un colle nella valle del fiume Pescara a 40 km dal capoluogo lungo la strada che collega a Roma poco prima delle gole di Popoli. Parliamo della strada Tiburtina Valeria. Le prime notizie sul comune di Tocco da Casauria, il nome Casauria è stato aggiunto dopo l'Unità d'Italia, precisamente nel 1862, motivando tale scelta con le tradizioni storiche del vicino tempio di Casauria, si hanno nell'anno 872. Esso è situato alle falde del Monte Morrone, ad un'altezza di 356 metri, tra le valli del fiume Pescara e del torrente Arolle. Tocco seguì le vicende della contea di Manoppello dal XII secolo al 1320, passando in successione alle famiglie Pagliara, Plessis, Colonna, Salli e infine agli Acquaviva. Nel XIII secolo comincia a svilupparsi l'agglomerato urbano attorno ai monumenti più importanti, la chiesa di Sant'Eustachio e il castello. Assunse importanza per la sua posizione strategica, dato che può controllare sia le suggestive gole di Popoli sia l'ampia valle del Pescara. Soffrì due grandi terremoti, quello del 1456 e quello del 1706, che distrussero gran parte della cittadina. Tocco da Casauria diede i natali al pittore Francesco Paolo Michetti, al giurista Francesco Filomusi Guelfi, all'astronomo Annibale De Gasperis ed al poeta Domenico Stromei. I baroni Bonanni d'Ocre, che si trasferirono a Tocco dopo il matrimonio del 1881 di Cedino con Lucia Filomusi Lanciotti, conservano ancora in questo comune una cantina del XV secolo. Tocco da Casauria è nota anche per la centerba, un liquore ricavato dalla distillazione di diverse piante della Maiella, inventato dal farmacista Beniamino Toro come medicamento. Nel 1817 diviene prodotto di consumo. Per quanto riguarda l'olio d'oliva, la provincia di Pescara, e quindi Tocco da Casauria, è stata tra le prime in Italia ad ottenere il riconoscimento ufficiale da parte dell'Unione Europea per la denominazione di origine protetta del suo olio di extravergine d'oliva Aprutino Pescarese. Questo marchio certifica l'alta qualità dell'olio extravergine prodotto in questa zona. Il vino prodotto è di ottima qualità ed è quello tipico della cultura abruzzese, Montepulciano, Cerasuolo e Trebbiano, con ottime caratteristiche di gusto e retrogusto. Nuovo speciale WISP con il podismo in primo piano. Quest'oggi parliamo dell'ottava edizione della notturna toccolana. Siamo ovviamente a Tocco da Casauria in Val Pescara per seguire questa importante manifestazione che vedrà al via oltre 1200 partecipanti arrivati da tutto l'Abruzzo ma anche dalle regioni limitrofe di Marche, Molise e Lazio. Con le immagini di Roberto Scaricaciottoli andiamo a seguire insieme questa manifestazione. Siamo con Concetta Balsorio, presidente regionale della FIDAL, presente qui a Tocco da Casauria per la notturna toccolana. Una bella giornata, una bella serata di sport, possiamo dire, presidente. Assolutamente sì, questa è una manifestazione eccezionale che nel tempo ha dimostrato una certa continuità, quindi vuol dire che il lavoro serio ha pagato e continua a pagare, si vede dalla presenza. Quest'anno c'è stato anche l'inserimento della marcia, sta curando anche l'aspetto giovanile, per cui l'attività promozionale viene salvaguardata in parallelo con quella master. Si parla di attività promozionale, si parla di una manifestazione della WISP, oltre 1200 partecipanti, sono queste le manifestazioni che fanno bene allo sport? Tutte le manifestazioni che si interessano di attività motoria fanno bene allo sport. Poi ovviamente vanno fatti i dovuti distinguo, non è soltanto la parte agonistica che è fondamentale. Diciamo che questa è la punta del diamante, però è ovvio che presuppongo che dietro ci siano altri lavori molto più pregnanti. A proposito di novità, abbiamo visto anche con le immagini del nostro Roberto Scaricaciottoli la novità di quest'anno, la marcia inserita nell'ambito di questa ottava edizione. Sì, la marcia è una grande realtà, è una realtà anche questa storica della nostra regione. Proprio a questo proposito, la settimana scorsa abbiamo fatto qui in Abruzzo, dopo tantissimo tempo, un incontro rappresentativo a otto regioni qui vicino a San Giovanni Teatino,
con annesso convegno che trattava questo argomento, un argomento monotematico, l'importanza dell'endurance e il giusto corretto approccio a questa disciplina. Siamo con il fiduciario master della FIDAL, il suo nome? Francesco Di Blasio. Blasio, come sta vedendo questa manifestazione? Non è il primo anno che vengo qui a Tocco, perché ho partecipato a tutte le manifestazioni che ha fatto Pino. Quest'anno, con la carica che ho, avevo una motivazione in più e devo dire che ha confermato quello che ha fatto negli anni passati, quindi sono contento. È una gara che fa parte del nostro circuito FIDAL Corri Master da quest'anno, e quindi un in bocca al lupo a tutti. La cosa bella è vedere ragazzi di tutte le età partecipare da zero anni, come si suol dire, fino alla terza età, se così vogliamo dire. È importante che la pratica sportiva sia praticata da tutti. I ragazzi sono il futuro dell'atletica e gli adulti è una continuazione. Posso quindi permettermi una battuta? Certo. Per essere più corretti, diciamo che stiamo assistendo al giocare alla partecipazione. Allora, siamo alla notturna toccolana, siamo con i vincitori della marcia, una bella signorina e un giovanotto. Il tuo nome? Dalila. Dalila, hai vinto nella categoria? Ragazze. Quanti anni hai? 11. 11 anni, ti piace la marcia? Sì. Come mai hai scelto la marcia e non la corsa? Perché poi io ho cominciato a fare marcia, solo che Nicola poi mi ha spinto a fare la marcia e mi piaceva. E invece questo giovanotto nella categoria esordienti, il tuo nome? Luca. Luca, quanti anni hai? 9. 9 anni, ti piace la marcia, sì? Sì. E ti piace anche andare a scuola o più marciare? Marciare. Thank you.
Ed eccolo il vincitore della categoria juniores, il tuo nome? Stefano D'Andrea. Stefano D'Andrea, allora è stata una bella fatica marciare abbastanza. Qui. Abbastanza, perché sono tutti saliscendi. Poi mi ha ingannato il... Ti hanno ingannato i giudici. Mi hanno ingannato un po' i giudici, ma va bene, ce la siamo presa a scherzo. Quanti anni hai tu? Devo fare 18 a settembre. 18, quindi quasi vicino alla maggiore età, esatto. E la marcia è comunque una passione che vuoi coltivare. Sì, certo, certamente. Qual è la tua società? Teddy Schieti. E la vincitrice della categoria cadette, sempre parlando di marcia qui a Tocco da Casauria, alla notturna toccolana, il tuo nome? Angela Di Fabio. Angela Di Fabio, quanti anni? 15. 15, come mai questa passione per la marcia? Vabbè, da sempre, ormai saranno forse 4 anni che faccio marcia, perché il mio allenatore ci ha fatto provare a tutti quanti la marcia, poi trovandomi bene comunque ho continuato sempre a marciare. Dobbiamo dire che la marcia è uno sport un po' complicato, perché ci sono dei regolamenti che spesso vi costringono a marciare in un certo modo per non rischiare la squalifica o una penalità. Certo, certo. Perché il rischio è quello di correre e non di marciare. Certo, certo. Ovviamente sempre bisogna rispettare il regolamento, perché la marcia, oltre ad essere forti, bisogna sempre marciare bene comunque. Il tuo sogno, parlando di marcia, qual è per il futuro? Vabbè, sempre di fare meglio, magari arrivare a un livello abbastanza importante in futuro, sperando bene. Bocca al lupo. Grazie, Chris. Categoria 0-5 anni, eccolo il vincitore, il bambino che ha tagliato per primo il traguardo, che si chiama? Il tuo nome? Pino Melchiorre, presidente della Toccolana Runner, organizzatore di questa manifestazione che ogni anno, siamo all'ottava edizione, regala sempre grandi emozioni. È vero, sì, quest'anno ancora di più. Il tempo è stato favorevole, ma anche la presenza di tutti questi bambini che l'anno scorso non sono potuti venire perché c'era una tempesta, quest'anno ecco, ci hanno mostrato il loro interesse per questa bella gara, e mi bastano i ragazzi. Ogni anno riuscite a fare sempre qualcosa di più e qualcosa di meglio. Quest'anno, fra le novità, avete inserito anche la marcia all'interno della vostra manifestazione. Sì, la marcia dei bambini, dei giovanili, ma anche abbiamo inserito il Mangia e Cammina, che sarà tra poco in partenza ed ha un ricco numero di iscritti, di partecipanti. Quest'anno abbiamo superato il numero dell'anno scorso. In giro c'è una voce di calo, di presenze. Noi abbiamo la parte positiva, cioè abbiamo superato mezz'ora fa il numero dell'anno scorso, mi dicono 1250. Un bel numero, Pino Melchiorre, chi si sente di ringraziare in questa occasione? Tutta, la mia società principalmente, la mia famiglia che questa settimana non mi ha visto per niente, ho dormito forse un'ora o due e poi esco da casa la mattina e rientro la notte, la mattina presto. E poi tutto il gruppo, un gruppo favoloso. Oggi, come potete vedere, sono tutti qua che sono alle mie, no per la mia dire, non dipendenze, però ecco, lavorano per la Toccolana. Ecco la vincitrice, la categoria 0-6 anni al femminile, la vincitrice, la prima ad arrivare qui sul traguardo, si chiama? Giada. Giada, quanti anni hai? 5.
5 anni con tanto di medaglia, sei contenta per aver vinto? Sì. Il vincitore nella categoria 6-9 anni qui alla notturna toccolana ha proprio 6 anni, dunque uno dei più piccolini, che si chiama? Giuseppe. Giuseppe, allora hai battuto anche i ragazzi, i bambini più grandi di te? Sì. Sei contento di questa vittoria? Sì. La medaglia ti piace? Sì. Che classe fai? La prima. Devi fare la seconda. Ed ecco la vincitrice della categoria 0-6 anni, questa bella bambina che si chiama? Sara. Sara, 6 anni c'hai, vero? Sì. Hai battuto tutti, sei arrivata prima, sei contenta? Sì. Ti piace la corsa? Sì. Maschile al femminile, perché sono i primi due classificati della categoria 8-9 anni, sempre qui alla notturna toccolana. Iniziamo da questa bella signorina, prima tra le bambine, che si chiama? Arianna. Arianna, quanti anni hai? 9. 9 anni. Allora sei stata la più brava di tutte, è stata una bella faticaccia. Sì. Sei contenta però? Sì. E invece il vincitore tra i maschietti si chiama? Alessio. Alessio, che quanti anni ha? 8. 8 anni, tu arrivi da? Pescara. Da Pescara. Tu invece? Da Pescara. Pescara.
esordienti, sempre qui le corse riservate ai ragazzi per quanto concerne sempre la notturna toccolana. Il vincitore di questa categoria arriva da Chieti e si chiama? Stefano Di Profi. Quanti anni Stefano? 11. 11 anni, allora come hai trovato questa corsa, questa gara qui a Tocco da Casale? È stato un bel evento. Un bel evento, c'è stata una concorrenza, una bella concorrenza, tanti tuoi amici che volevano vincere questa gara, tu sei stato il più bravo. Sì, ma sono stati bravi anche loro. Come è nata la passione per fare atletica, per fare podismo, invece per esempio di giocare a calcio o qualche altro sport? Come mai hai scelto il podismo? Perché ho iniziato a scuola e il professore ha detto che dovevo iniziare l'atletica. È nata lì la passione. Così. Complimenti. Grazie. Questa bella bambina bionda che si chiama? Serena. Serena, quanti anni ha? 9 e mezzo. 9 e mezzo, quasi 10, sei stata la più brava. È stata dura vincere qui a Tocco da Casauria? Sì. Ti piace correre? Come è nata questa passione della corsa? Perché mia sorella faceva atletica. Ti piace correre, ma ti piace anche andare a scuola e studiare, vero? Ti piace più correre? La categoria ragazzi 12-13 anni, eccoli qui a fianco a me. Iniziamo dalla signorina che si chiama Marta Di Sebastiano, che arriva da Chieti. Da Chieti. E invece il giovanotto, primo a tagliare il traguardo, Dizio Riccardo da Ripateatina. Ripateatina, allora com'è andata? Bene, al di là della vittoria è stata una bella faticaccia, però diciamo sì, anche perché c'erano salite e quindi è più faticoso. Sono abituata a farlo allo stadio, però anche in salita, insomma, è un buon allenamento. Quanti anni hai tu? 12-13 tra poco. Quasi 13 anni, tu invece quanti anni? Quasi 13 anni. Quasi 13, pure per te come per la tua collega, insomma, queste salite, questi saliscendi hanno creato qualche problema. Sì, sì, è stata una gara abbastanza dura, però alla fine è andata bene. Piaciuto il percorso comunque, al di là della durezza? Sì, sì, un'esperienza da rifare comunque. Anche per te un'esperienza da ripetere? Sì, sì, è una bella esperienza. Thank you.
corsa gara per quanto riguarda i ragazzi, cadetti 14-15 anni, ci eravamo visti qualche minuto fa, avevi vinto nella marcia, hai vinto anche nella corsa, sei una vera campionessa. Grazie mille. Più, ti faccio questa domanda, più difficile vincere nella marcia o nella corsa? Vabbè, nella corsa non corro quasi mai perché faccio marcia. E meno male che non corri quasi mai. Vabbè, le gare di corsa non le faccio quasi mai perché comunque non mi alleno per la corsa, mi alleno per la marcia, però quando capita anche. E se poi, qualche volta riesci a vincere, tanto ti guadagni. Beh, sì. Ecco invece il vincitore tra i maschietti, arriva da? Chieti. Chieti, ti chiami? Riccardo Rocchio. Hai vinto, diciamo, alla grande, sei arrivato con un congruo anticipo rispetto agli altri, insomma è andata bene. Sì, è andata bene. Faticosa questa gara? Un po' alla fine. Tu, diciamo, in futuro punti a fare qualcosa di importante o è questo solo un hobby, un divertimento? Certo, poi, sì, comunque, certo, punto a fare qualcosa di buono. In bocca al lupo. Previ. In bocca al lupo. Grazie mille. Presidente della Pescara Runners, una settantina di atleti oggi a Tocco da Casauria, come sempre numerosissimi, ve la giocate con la Runners Chieti? Sì, ogni anno, ogni gara è una battaglia con gli amici della Runners Chieti, anche quest'anno, ecco vedi, sono anche amiche nostre, siamo tanti pure qui oggi, siamo contenti del numero. Possiamo dire, Domenico, una bella manifestazione. Bella, è una delle più belle d'Abruzzo. Una delle gare più belle in assoluto, beh, sono bravi. Gli amici da Tocco Lani organizzano una gara spettacolare, molto molto bella. Se poi ci fosse anche qualche piazzamento importante non guasterebbe. Ancora meglio. Bocca al lupo. Crepi. Abbiamo visto poco fa e sentito gli amici della Pescara Runners, ora siamo con gli amici della Chieti Runners, tra l'altro le due società che riescono a portare ogni volta il maggior numero di atleti. Come no? Ne siamo tantissimi, evidentemente questo paese attira la curiosità del podista. Questa sera oltre 1200 partecipanti, un gran numero. È un grandissimo numero, è un po' strano perché i paesi all'interno non attira tanta gente, non lo so il perché. Organizzatori. Però per Pino veramente ci voleva questo numero, 1200, perché è una persona veramente rispettabile. Bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Altre due società che andiamo a conoscere questa sera a Tocco, la podistica Cepagatti del presidente Roberto Di Giovanni e la Francavilla Jogging della presidentessa Ervana Cetrano. Allora, questa sera siete qui a Tocco da Casauria, una bella manifestazione, un bel panorama, oltre 1200 partecipanti. Complimenti al presidente che ha organizzato questa gara. Con quali obiettivi voi venite qui? Giusto per divertirvi? Divertimento, non altro. La presidente Ervana Cetrano ci tiene comunque a partecipare a questa manifestazione e con la vostra società anche in questo caso, questa è una bella corsa che merita. Noi siamo una squadretta piccolo e buoni, è tutto pepe, capito? E io ho venuto per vincere la categoria. Complimenti e in bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie. Un'altra società che partecipa questa sera alla Nturga Toccolana, la Polisportiva Pescara con Roberto Sara. Allora, una bella manifestazione e anche voi con la vostra società non potevate mancare. Beh, assolutamente sì, è un pochino un punto di riferimento del running regionale. Tra l'altro colgo l'occasione per fare a nome personale e degli altri biancoazzurri in gara e gli auguri al nostro presidente. E proprio oggi fa il compleanno. Esatto, quindi magari ci seguirà nelle classifiche domani. Una bella manifestazione questa, tanti paesi dell'interno della nostra regione si spopolano, sono alle prese con questi problemi, però si riescono ad organizzare manifestazioni belle come questa. Beh sì, sicuramente, poi come avendo modo di vedere, perché vado spesso in giro sia con la squadra di running ma anche con l'altra, triathlon, ciclismo, piuttosto che il calcio a 5, che è una delle elite del nostro, vediamo che lo sport è molto seguito e comunque accomuna tanti appassionati, li fa spostare,
proprio anche magari il fine settimana, il weekend, vedo persone che gareggiano sabato e domenica, quindi va bene lo sport così. Bocca al lupo. Crepi. Società Passologico, Alessio Bisogno, società di Pescara, Alessio Bisogno, un campione del nostro podismo, questa sera non poteva mancare alla notturna toccolana. Sì, è una delle gare podistiche più importanti d'Abruzzo, anche la più partecipata. Io penso che oggi sarà una bella lotta perché ci sono atleti di spessore, almeno 10-15 atleti ed un bellissimo evento. Oggi sarà molto combattuta, sicuramente. Quali obiettivi sei venuto a Tocco Casauri? Ma sempre di dare il meglio di me e magari di cercare di competere con atleti di livello, cercando di stare tra i primissimi assoluti. Oggi però si fa abbastanza dura, però sarà una bella gara, combattuta, ripeto. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Ci spostiamo a sud della nostra regione, a San Salvo, la podistica San Salvo, rappresentata al nostro microfono da Daniela. Questa bella corsa a Tocco da Casauria, siete venuti numerosi per partecipare ovviamente. Sì, sì, questa è la prima mia gara qui, vedo che è bellissima, ancora non inizia però è bella. C'è questa bella cornice della Maiella che si affaccia proprio lungo questo viale. Sì, è affascinante. Dal mare di San Salvo alle montagne di Tocco. Sì, è bello fresco, là è abbastanza caldo, si sta benissimo. Buona corsa. Grazie. E ci spostiamo, torniamo in provincia di Pescara, siamo con gli amatori podisti pennesi, tra l'altro per parlare di una manifestazione che seguiremo a breve, Gabriele. Sì, il 29 luglio, la 33esima notturna pennese. Una manifestazione come anche quello di Tocco, una bellissima manifestazione dove è aperta il primo pomeriggio ai giovani e ai ragazzi come il premio Città di Penne e dopo i big la sera alle 21 ci saranno molti atleti di fama internazionale, oltre agli amatori, oltre alla passeggiata. Sarà una bellissima manifestazione anche di pubblico che sarà tantissima, come sarà anche oggi questa sera a Scafa, che sarà una bellissima manifestazione, la temperatura è adatta, quindi credo che sarà una bellissima manifestazione questa sera, una bellissima gara. E per quanto riguarda invece la manifestazione che organizzerete voi, ormai i preparativi sono quasi ultimati. Sì, è la chicca maggior, la più bella è dare premi, soprattutto quelli del territorio, prodotti tipici della nostra zona e tutto il territorio vestino, che è una cosa veramente bella, ottima, come anche i prodotti. Quindi passiamo dai premi, il percorso, una bellissima festa diciamo. Giuseppe Di Primio della Soggeda Manopelo, altra storica società podistica della nostra regione, questa sera siamo a pochi chilometri da Manopelo, dunque non potevate mancare. Un evento veramente organizzato bene, inaspettato per il numero di presenze, complimenti ai Tocco Runners, siamo veramente felici. Possiamo dire che è una delle manifestazioni più belle della nostra regione a livello di podismo? Sicuramente, sicuramente, una delle più belle, veramente. Signori, abbiamo Pino Melchiorre, non l'ho visto mai così emozionato. Pino Melchiorre, vieni qua Pino. Pino, una grandissima festa anche quest'anno, complimenti e facciamo un applauso agli organizzatori. Grazie, grazie a tutti, veramente oggi c'è stata una grandissima sorpresa, cioè superare il record dell'anno scorso, grazie a tutti, grazie alla FIDAL che è qui vicino a me, la Presidente regionale Concetta Balsorio. Che non molto, si muove spesso. È molto vicina a noi, ecco, e non si muove spesso giustamente. Poche gare, Tocco la preferita. Tocco ormai sta diventando una gara importantissima a livello regionale, crediamoci, il paese ci sta dando ragione. Noi siamo tutti pronti a migliorare ancora e aumentare questa potenzialità anche per il territorio. Un saluto anche al presidente della WISP Alberto Carulli, buonasera presidente, e poi il filo conduttore è Francesco Di Blasio, vero presidente? Assolutamente sì, il nostro responsabile master sta facendo un grande lavoro, quest'anno abbiamo dato tanti servizi per questo settore, Pino ce l'ha riconosciuto e gli siamo vicini. Grazie presidente. Allora, ricordiamo il percorso, il primo giro di 1 chilometro, secondo e terzo giro circa 4 chilometri e 5, buon divertimento a tutti, a disposizione dei giudici, noi ci siamo. Volteni che viene da lontano, i fuochi d'artificio per la partenza della manifestazione, grazie! Adesso, vai qui a...
percorso, signori, si parte. Oltre 1000 gli atleti iscritti alla Coppa Calda. Ci siamo, signori, andiamo con la partenza. E va, partiamo in via. Ed è partita, è partita. L'ottava edizione, l'ottava edizione della notturna di Tocco da Casaglia, una grandissima, grandissima scia di colori, di colori e di emozioni questa sera qui. Vediamo anche loro, e poi le non basta, ancora gli amatori un po' pennese, ciao, buonasera, anche amici, buonasera, di Salvatore, e gli amici che vengono da Trasalto, veramente una fila che non finisce mai, la soggetta Marathon Club Manopello, grazie a tutti, ai bersaglieri Pescara, grazie a tutti i presenti alla manifestazione, tra poco li rivedremo di nuovo, sprecciare qui, e poi non dico non c'era neanche un cane.
eccolo qua il passaggio ancora di Francesca De Santis in prima posizione. Capanna pisce transitato anche lui. Ripetiamo. Iezzi, poi ancora Pettinici, ancora il passaggio dell'atleta che viene dalle Marche col 366, è transitato anche Giorgi Giuseppe dell'Avis Ascoli Marathon. E siamo al passaggio della prima donna e non vediamo ancora le altre donne. Va veramente fortissima Francesca De Santis, che gareggia per l'Atletica Logorotondo Società Pugliese, ma è un'atleta molisana che probabilmente l'anno prossimo potrebbe indossare i colori di una società abruzzese. Ferraro che fa l'andatore di quest'altro gruppo. Vai Ferraro, con dietro ancora Gabriele De Cerchio, ancora più dietro il passaggio di Paolo. Vai Paolo, che fa parte del gruppo che organizza la manifestazione. Poi ci scostiamo alla Bussi Runners col 368, anche lui c'è presente, anche lui quest'oggi, Albano Giuseppe. Vai Aceto, andiamo ragazzi, vai ancora Marcucci, anche lui al passaggio. Donatelli, e poi ancora andiamo ragazzi, Piero vai Piero con Salter, altri passaggi ancora, ci siamo ragazzi, ultimo giro per tutti. Ultimo giro anche per Filippone Alessandro della Tocco Runner. Andiamo a vedere, non vediamo ancora il passaggio. Di Martino c'è col 251, c'è anche lui, l'abbiamo visto il passaggio. Zenobi, non vediamo la seconda donna col 244 ancora. Più dietro ancora abbiamo visto Ronzitti, non vediamo la seconda donna col 223. C'è anche lui, è presente Di Michele, un altro atleta locale. Andiamo ragazzi, signori, il passaggio della seconda donna col 210, già si è classificata nelle prime posizioni. Chiara Capodicasa due anni fa è sempre presente, anche lei col 641, sempre presente a questa manifestazione. Sabrina Di Loreto sempre sul podio, ma è vicina l'atleta che viene, un'atleta straniera che transita in questo momento, la vediamo anche lei, Gloria Ciccotelli in quarta o quinta posizione. Vai Valerio, vai Andrea, vai ancora Di Michele, anche lui al passaggio di questa gara. Vai Giorgio ancora con Massimo Nasuti, che ci ricorda la gara del giorno 6. Ah, Piane d'Archi, ancora il passaggio. Vai Francesca, dovrebbe essere la sesta donna. Vai ragazzi, ci siamo, andiamo a vedere dove si trova la settima donna. Perna che transita con il 440 e capo di casa, un'altra atleta da Tocco Runner con il 183 ancora al femminile, il passaggio di Daniela Romiglio. E poi Serena, e c'è anche Serena, con Serena vediamo Nicola, con Nicola Marco. E vai Andrea, e poi ancora vediamo il passaggio di Gloria Ciccone. Voilà, c'è anche Monia D'Alessandro e ci ricorda la sua gara a Taglia Cozzo il giorno 6 col 643 di pettorale. Flamini Arianna, mamma mia quanti atleti, ma soprattutto quante donne sono iscritte a questa manifestazione col 209. Ancora più dietro un altro atleta locale, è Campitelli che transita, e poi Martigiani dell'Amatori Teramo, anche lei è presente. Cicoria che c'è, andiamo ragazzi, ci siamo, ultimo giro per tutti gli amici della podistica San Salvo, gli amici della podistica Cepagatti, ancora gli amici della Runners Pescara, gli amici di Alba Adriatica, di Tortoreto, e ancora Fitti Annalisa, un'altra bella presenza. Insieme a lei troviamo anche Monia. Ancora il passaggio dalla parte opposta, vediamo gli arrivi della non competitiva. Ci spostiamo nella Marsica perché abbiamo visto transitare Cesira Paponetti della Plus Ultra di Trasacco. Che Cesira Paponetti col 360, troviamo il passaggio di Sara Basciano. Ragazzi, i primi sono transitati, ci siamo anche per voi. La conclusione della manifestazione è tra pochissimo. Il primo cittadino di Scafa che transita anche lui, bravissimo, è presente anche lui alla manifestazione, poteva essere altrimenti. Signori, prepariamoci all'applauso per Benjamin Adugna, ancora vittoria per lui, Benjamin Adugna, che va a completare in 33 e 03, Benjamin Adugna che ha stravinto la manifestazione. Complimenti a Benjamin Adugna, bravissimo Molteni, è il secondo classificato, Molteni Giuseppe dei Lei Daini Karate Brianza. Bravissimo, andiamo a vedere il tempo del primo e il tempo del secondo classificato. Benjamin Adugna ha vinto con il tempo di 33 netti, mentre il secondo classificato non abbiamo il suo tempo, andiamo tra poco a vedere. Non c'aveva il chip purtroppo, ecco perché non è stato
classificato, ma sarà sicuramente classificato anche lui. È un'attesa un po' lunga per avere il terzo classificato. Eccolo qua, Giovanangelo Tommaso, il terzo classificato. Bravissimo Giovanangelo Tommaso, terzo l'anno scorso e terzo quest'anno, se non sbaglio. Giovanangelo Tommaso fu l'anno scorso terzo e quest'anno terzo di nuovo. Alessio Bisogno ancora una volta piazzato, passo logico. Ovviamente con Giovanangelo Tommaso, ricordiamo la gara che ci sarà il giorno 19 a Fara San Martino. Giovanangelo Tommaso, terzo l'anno scorso e terzo quest'anno. L'anno scorso arrivò quarto Mariani Fiorenzo, mentre Bucci arrivò sesto. Tra poco vedremo chi sarà dietro di loro a completare. Lo vediamo in questo Marco Mancini, bravissimo, bravissimo Mancini, che dovrebbe essere il quinto classificato. E poi signori, l'arrivo della prima donna, Francesca, è arrivata De Santis, il pettorale numero 5. Andiamo a vedere dai giudici in quale posizione assoluta si è classificata. Intorno alla 37esima posizione. Bravissima Francesca, complimenti, hai ammazzato la gara. Grazie, innanzitutto complimenti a tutti, una grandissima partecipazione e in particolar modo ci tenevo perché giovedì ho vinto il campionato italiano Master sui 5000 e quindi è stata una bellissima soddisfazione e tornare a correre forte così è grandioso. Posso aggiungere vinta da una grande atleta? Sì, certo. Grazie Francesca. E poi l'arrivo di Monaldi Antonio Amatori Teramo. Arriva la seconda donna, bravissima Chiara. Chiara capo di casa, già seconda in questa gara, già seconda in questa gara. Bravissima Chiara. E poi terza di Loreto Sabrina. È la terza classificata di Loreto Sabrina. L'anno scorso fu seconda Sabrina e quest'anno è arrivata terza. Moresco che arriva. Dietro a Moresco troviamo l'arrivo di Miccio con Riccardo Di Michele, ancora Ciccotelli. Gioia da ogni poro. Giuseppe, rivolgiti verso il pubblico, facciamo un grande applauso a lui e a tutto il suo team. Grazie, grazie, grazie per quello che fate. Giuseppe Molteni, tu che sei un conoscitore delle gare a livello nazionale, come hai trovato questa gara? È dura, sali scende, molto dura, ma ho visto che Adugna non ha dato chance di vittoria, quindi sarà un osso duro, sarà per la prossima. Ah, di sicuro ce la giochiamo la prossima. Per quanto tempo rimani? No, adesso vado su, domani vado su. Ah, sono contenti dal terzo in poi. No, ma torno. Ah, tornerai. Ah, sì. Benjamin, fai collezione di primi posti, qui è la quarta volta di fila. Intanto prima di tutto grazie che organizzatore, grazie. Ma la terza volta ha vinto. Ma ancora ci vuole vincere sempre. Quindi. Sempre vincere. Giovanangelo Tommaso, organizzatore della gara di Fara San Martino. L'anno scorso sei arrivato terzo, quest'anno? Ancora terzo, va bene così, la condizione
è appena appena buona, quindi va benissimo così. Alessio Bisogno, dov'è Alessio? Alessio Bisogno? Alessio Bisogno al palco per le premiazioni. La freccia è spizzutata. Non potevo andare meglio di così, sono contento di questo quinto posto. Possiamo dire che forse è la prestazione migliore dell'anno. Esatto, sì sì. Complimenti, è un giovanissimo atleta, vogliamo ricordare gli anni? 19. 19 anni, ha voglia, eh? Ha voglia, dov'è Bisogno Alessio? Tra l'altro è un atleta sempre presente a questa manifestazione e si è sempre classificato nei primissimi posti. Bisogno Alessio, se c'è, altrimenti andiamo avanti con le premiazioni. Alessio Bisogno, come ho detto poc'anzi, forse hai anche ascoltato da lontano, sempre presente a questa manifestazione. Sì, una bella manifestazione che ogni anno cresce di numero, anche di organizzazione, è un piacere farla come gara. Complimenti, fai sempre più forte. Grazie, ci proviamo. Complimenti ad Alessio Bisogno, passo logico. Quinta posizione, come ho detto al passaggio, è un atleta che non so come definirla, è una che per lei gli anni non passano mai, sempre più forte, Gloria Ciccotelli, è la quinta classificata, Gloria Ciccotelli, quinta classificata, un'altra donna. Da un'altra donna classificata in quarta posizione, più volte sul podio, come Bisogno Alessio, sempre presente alla manifestazione, addirittura l'anno scorso arrivò seconda assoluta, e parliamo di Sabrina Di Loreto. Sabrina è la quarta classificata, l'anno scorso seconda, quest'anno quarta classificata. Qualche anno fa anche lei arrivò seconda classificata, quest'anno si accontenta del podio in terza posizione, la portacolori proprio della Tocco Runner, chiamiamo Chiara Capo di Casa, è la terza classificata, in seconda posizione Veronica Di Quinzio. E Francesca De Santis, la molisana dell'Atletica Logorotondo. Chiediamo scusa, c'è stato un piccolo errore. Chiara, già sul podio qualche anno fa sei tornata forte come una volta. Eh sì, sì. Adesso con la maglia della Tocco Runner si va ancora più forte. Non la porto adesso, però sì, sto con il Tocco Runner. Sono fiera, fiera. Complimenti. Francesca, ah, scusate le foto ovviamente. Roberto, mi dispiace per Roberto Scargaciottoli, mi dispiace ragazzi, ma devo passare davanti. Francesca, ennesima vittoria, forse una delle più belle. Sì, questa è stata una delle vittorie più belle, ripeto, vengo da un campionato italiano a Orvieto che hai vinto. Ho vinto venerdì scorso, quindi sono contentissima di aver partecipato a questa gara e soprattutto ho trovato anche un pubblico veramente strepitoso. Ma hai trovato anche un'organizzazione, un gruppo fantastico dove chissà mai. Chissà che cosa succederà l'anno prossimo, comunque sia voglio fare un ringraziamento alla Tocco Runners perché è veramente una società stupenda, grazie. Merita un applauso questa prima donna, Sabrina. Tu hai un feeling particolare credo con questa gara. Tocco, sì, Tocco mi ha portato sempre bene, sempre tra le prime tre, quindi. Sei sempre piazzata. Sì, sì, sempre, quindi spero di starci sempre presente. Gloria Ciccotelli. Complimenti, vai sempre come? Va bene, va bene. Complimenti a Pino che è un grande organizzatore, presidente della società Tocco Runners. Francesca, sei quinta ma è un bel quinto posto, anzi sono troppi premi qui sopra al palco, mi ci vado a confondere. Francesca. E che dire, sono qui insieme. Se guardi in là ti vengono le vertigini. Contentissima. Contentissima, vogliamo ricordare anche la gara che organizza il tuo gruppo? Eh sì, a Borrello. Giorno? Aia. 10? 10. 10, 10 agosto Borrelli, non hai studiato granché. Bene, se abbiamo fatto l'applauso ai maschi, adesso un'ovazione per queste splendide ragazze, grazie.
E mentre sul palco centrale di Tocco da Casauria proseguono le premiazioni con il nostro Roberto Poletti, noi siamo giunti al termine di questo speciale WISP dedicato alla 8ª edizione della notturna toccolana, gara podistica che si è disputata nel centro in provincia di Pescara, a due passi dalla Maiella. Siamo ai ringraziamenti a voi per averci seguito, a Roberto Scaricaciottoli per le immagini. Appuntamento ai prossimi speciali WISP, sempre su TV6. Never tell.